Ci ritroviamo a commentare la seconda vittoria di fila, oggi una vittoria ottenuta con gran cuore, cioè ci è piaciuto proprio questo spirito della squadra nel finale di partita, in un momento di grande sofferenza è uscito fuori il cuore che ha permesso alla Salernitana di conquistare i tre punti. Non era facile come partita, intanto perché il campo non permetteva uno sviluppo di gioco veloce e poi perché in ogni caso abbiamo trovato una squadra fastidiosa, nel senso che giocano, io dico come complimento, non come accusa, anzi, che giocano sempre sul fallo, o al limite, in ogni caso, sull'intensità, sull'aggressione, e quindi ti danno poco tempo per giocare, ti danno poco spazio e bisognava essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che potevano capitare. Il primo tempo qualche tiro in porta prima abbiamo fatto e poi è stato bravo Dino a fare un gol dei suoi, perché veramente credo che su queste palle è un giocatore fortissimo. Ecco, nel primo tempo la tua squadra ha incontrato delle difficoltà soprattutto nello sviluppo del gioco sulle corsie laterali. D'Alterio, Pippa spingevano poco, non riuscivano a trovare il traversone. Merito del Pergo Crema o demerito della Salernitana? No, merito del Pergo Crema e un po' anche il campo che ti ha vincolato, perché solo per controllarla ci vogliono più tocchi, però sappiamo che fino a marzo un pochino queste sono un po' le condizioni, storicamente funziona un pochino così, poi non vediamo l'ora che torni a essere il nostro campo come lo era fino a ottobre. E poi perché secondo me tante volte abbiamo anche poco cercato gli esterni, perché c'erano delle situazioni che abbiamo ci siamo forse intestraditi un pochino a verticalizzare troppo, quando invece avevamo soprattutto a destra D'Alterio che spesso era libero, l'abbiamo cercato poco. Come dice la classifica, come dicono i risultati, è una Salernitana nuova questa, una Salernitana molto diversa da quella che ci aveva accompagnato fino a dicembre. Ma è diversa, ha ripreso il passo che aveva tenuto fino a ottobre, poi adesso non è facile. Ha uno spirito diverso, almeno così sembra, no? Ha ritrovato il suo spirito, perché secondo me fino a ottobre lo spirito era giusto, poi dopo ci sono stati quei due mesi molto delicati, molto particolari, adesso certamente abbiamo ritrovato la voglia di, non la voglia perché non è il termine giusto, siamo tornati a pensare al campo e al calcio. Che valore ha questa vittoria alla seconda di fila, alla luce anche dei tre punti ottenuti, di un posto che di nuovo si va a occupare in zona playoff? È un valore importante anche perché ti dà modo di affrontare le prossime due trasferte, che non sono semplici, non dico con più tranquillità, però con qualche punto in più, e quindi bisogna essere bravi a continuare, bisogna che questa vittoria ci dia ancora più forza, però che ci faccia mantenere allo stesso tempo umili, perché abbiamo visto che questo dall'inizio dell'anno, quando abbiamo l'intensità giusta facciamo bene, e dobbiamo non mollare mai e cercare di tenere alti i ritmi sempre. È davvero cominciato un nuovo corso per la Salernitana adesso? Non lo so, pensiamo alla prossima partita e non pensiamo a etichettare sempre situazioni, perché diventa difficile e poi secondo me diventa anche molto limitante. Veniamo da quattro buone partite, da dei bei risultati, però da lì a dire un nuovo corso ancora troppo presto. Allora, domande da studio, vi chiedo di essere brevi naturalmente, perché Breda dovrà rispondere anche ai colleghi della carta stampata, a cominciare da Tommaso D'Angelo, ti cedo anche l'auricolare. Sì, mister, buonasera. Buonasera, complimenti, lei non vuole parlare molto del nuovo corso, però mi pare che questo nuovo corso, oltre la quella che il buon Guerriero, il collega Guerriero ha definito volontà, cuore eccetera, nonostante le difficoltà del campo che confermo, però a me è parsa una squadra non solo motivata da un punto di vista psicologico, ma che comunque nonostante le difficoltà del campo, dell'avversario eccetera, ha sempre cercato di fare gioco. È una differenza non di poco rispetto, me lo consenta mister, alla squadra d'inizio campionato, che magari puntava più sulle individualità. Credo che sotto questo aspetto si può solo migliorare, si può solo andare avanti, e credo che questo nuovo corso della Salernitana soddisfi anche l'ambiente dei tifosi. Mi pare giusto sottolinearlo, a mio giudizio. Sì, sono d'accordo che lo spirito è stato ritrovato e l'atteggiamento è positivo, cerchiamo di giocarla nel limite appunto del possibile, a volte però siamo tornati ad essere una squadra che ha ambizioni, che ha umiltà e che ha voglia di combattere tutti uniti. Non è semplice, perché anche oggi abbiamo visto che è stata dura, abbiamo trovato una squadra che non ha mollato niente mai fino alla fine, però insomma è importante che da questo
queste partite non ci si sieda, ecco, pensare al nuovo corso è tutto, bisogna stare attenti a usare i termini perché rischi di dare tutto per scontato e invece dobbiamo soffrirci partita dopo partita a quello che otteniamo sul campo. Faro e Di Francesco, brevissimi perché c'è Maurizio già pronto nella nostra postazione. Volevo solo chiederti, Fabinho adesso è la quarta partita che fa, si vede che ha dei numeri che secondo me anche durante gli allenamenti tu avrai visto per farlo giocare in continuo, ma finora ancora non si è inserito bene, secondo te per quale motivo? Ma no, credo sia solo una questione di tempo e non bisogna anche caricarlo di troppe pressioni. È un ragazzo molto giovane e bisogna dargli il tempo di maturare, di prendere sicurezza e credo che anche oggi sia uno dei più condizionati dal campo perché lui preferisce giocare palla a terra e quindi logico che quando si trova con questo tipo di fondo dove ha bisogno sempre di qualche tocco in più viene un pochino limitato, però non dobbiamo mettere troppa pressione, dobbiamo dargli il tempo di crescere con tranquillità sapendo che poi in attacco insomma siamo in tanti e c'è spazio in ogni caso anche per gli altri, perché penso per esempio oggi ad Adriano che è entrato con lo spirito giusto e con la cattiveria giusta. Faro. Mister, buonasera. Lei in una precedente intervista aveva detto che febbraio sarebbe stato il mese importante per la qualità del gioco e mi sembra che tutto sommato questo si stia verificando, anche se alla luce del nuovo modulo, la domanda che le faccio è questa. Lei si aspettava che con una difesa a tre la fase difensiva potesse essere così migliorata rispetto al passato? Ma a tre i numeri a volte sono un po' limitanti perché spesso e volentieri poi diventa anche una difesa a 5 o a 4 a seconda degli avversari. Logico che ti dà delle garanzie soprattutto nelle ripartenze avversarie perché ti dà modo di soffocare subito i contropiedi della squadra che hai di fronte, però in ogni caso adesso stiamo andando avanti così, penso che stia arrivando qualcosa di buono, con calma e serenità continuiamo su questa strada, però cercando di non perdere di vista quello che ci ha aiutato in questo periodo, cioè l'umiltà e la voglia di venire fuori col lavoro e col sacrificio. Grazie a Roberto Breda, linea allo studio solo per qualche